Ciao a tutti, mi chiamo Azzurra e volevo condividere con tutti voi l'esperienza del mio bootcamp di luglio e agosto. Non so se avete mai viaggiato da soli, c'è chi è molto esperto e quindi non ha bisogno di sentire nessuna esperienza, nessuna condivisione, e c'è chi invece non ha il coraggio di farlo, come me. Prima di partire per la Thailandia. Non ho mai viaggiato da sola in aereo, non viaggi così lunghi comunque, in auto sì, per l'Italia. E quando Deborah e Filippo, con Accademia di Luce, hanno proposto questo bootcamp per creare una cellula sana nel mondo, ho deciso che sarei dovuta venire. Ci ho messo un bel po' per convincermene. Quando me ne sono convinta sono stata molto male perché il mio ego si rendeva conto che sarebbe stato, come dice Deborah, Luce, rivoltato come un calzino, e così è successo. Quindi decido di prenotare il viaggio, decido di partire con una paura tremenda di perdermi per gli aeroporti del mondo, e così è successo. Ad Atene ho perso il volo. Dovevo andare a Singapore. Fra l'altro avevo visto le foto dell'aeroporto di Singapore e mi spaventava tantissimo perché è immenso e forse è stato anche un po' un autosabotaggio. Quando mi sono sentita con Filippo, perché Deborah e Filippo assistono le persone che decidono di fare un bootcamp, che può essere di un mese o più, che ero persa per Atene. La domanda che lui mi ha fatto, io ero disperato ovviamente in aeroporto, piangevo, non sapevo come fare, non riuscivo a credere che fosse successa una cosa del genere. Ero da sola nell'aeroporto di Atene, lontana da casa per la prima volta in vita mia. E la prima domanda che mi ha fatto è stata: ma tu vuoi venire in Thailandia o vuoi tornare a casa? Questa domanda mi ha fatto fare un click che mi ha fatto dire no. Io a casa non ci torno. Ho scelto di fare questa esperienza e la voglio fare. E così è stato. E dopo tante peripezie, perché questa non è l'unica, ma non sto a raccontarvele tutte, sono riuscita ad arrivare in Thailandia. È stata un'esperienza molto bella. Il bootcamp comprende un lavoro su di sé a tutti i livelli. A livello fisico, corporeo, quindi qigong, yoga. Nutrizione, frutta, quindi tanta tanta frutta e verdura, digiuni, detox e kadasi. Se non sapete di cosa parlo, guardatevi i video di Deborah Picelli nel suo sito Linea Luce, dove lei spiega tutto in maniera eccellente. Crescita spirituale. Nel bootcamp si lavora anche con delle meditazioni. Facevamo Vipassana tutte le mattine. Dico facevamo perché adesso non sono così costante. Continuo a fare meditazioni, non per forza la vipassana tutte le mattine. E anche a livello mentale, con PNL o comunque lavorando sui condizionamenti mentali che ci sono stati insegnati o comunque abbiamo assorbito fin da quando siamo giunti su questa dimensione, su questo pianeta. E che condizionano i nostri appunto comportamenti, i nostri pensieri. Il bootcamp è stata una bella esperienza. Nel bootcamp è compreso lavoro su di sé, casa, bellissime casine, le case thailandesi, e a Koh Phangan, eravamo nell'isola di Koh Phangan. E motorino, perché lì è bellissimo girare in moto, quindi mi sembrava di essere tornata ragazzina. Dopo il mese di bootcamp, Deborah e Filippo, loro suo e suo compagno, quindi Luce, Deborah e Lila, Filippo, mi hanno proposto di fare da assistente. E anche quella è stata una bellissima esperienza, tosta pure questa, perché mi ha insegnato e tuttora mi sta comunque insegnando, il ricordo di questa esperienza di imparare a suddividere i tempi che servono per me stessa e i tempi che servono quando devi aiutare le altre persone. Mi ha aiutato a capire meglio quando è il momento di staccare e di prendermi tempo per me. E, dopo il mese di
assistente che è durato un altro mese, quindi sono arrivata in Thailandia il 29 luglio. Ad oggi sono ancora qua, mi ritrovo nel nord della Thailandia perché grazie a un amico di Deborah sono riuscita a venire fino a Chiang Mai e a trovare un lavorino che mi permette di vivere qui. Anche se presto tornerò in Italia per risolvere cose burocratiche, però c'è in progetto sicuramente la voglia di tornare il prossimo anno, non so fra quanti mesi, però comunque dato che il progetto Cellula Sana continua, poi ci si aggiornerà e se c'è qualcuno che possa aiutare lo faccio volentieri. Che dire, la Thailandia rispetto all'Italia o comunque l'Europa in generale è molto diversa. Le persone sono sorridenti e incontri la gente per strada che ti chiede come stai, che ti sorride, che ti saluta con l'inchino. C'è un grandissimo rispetto per le persone, per le anime. E, oltre a una condivisione di questo mio viaggio, chiudo facendo un appello all'energia femminile che necessita di uscire. Anche sull'energia femminile ci sono molti video di Deborah Opicelli, sempre sul sito Linea Luce. Necessita di uscire ed è bellissimo, io ho proprio notato, è anche vero che noi siamo ciò che pensiamo, creiamo noi la nostra realtà e quindi ho notato tantissime donne da sole, in coppia, in gruppo, giovani, anziane. È stata una cosa che è tuttora una cosa che mi riempie il cuore. Perché, per come ho vissuto la situazione in Italia, io con la famiglia, vedere una donna. Ecco, in giro da sola per mio padre, per esempio, è una cosa che non è concepibile. E mi ha dato un grandissimo senso di riscatto. C'è bisogno di questa energia femminile, attenzione che però deve essere molto equilibrata. La donna deve tornare ad essere femminile, non femminista. E soprattutto il mio appello non è solo per l'energia femminile, ma anche per l'energia maschile, perché anche gli uomini possano supportare l'energia femminile, che cominci a prendere un po' le redini della nostra madre terra. Io credo ci sia molto bisogno di ritornare ad essere donne, ad essere madri, figlie, ad essere femmine. Amo tantissimo la canzone Sagrado Femminino, se volete ascoltarla, mi trasmette energie positive e mi trasmette una gran carica e credo che sia veramente sacra l'energia femminile e occorre che torni al mondo. Occupiamoci di nuovo di Madre Terra. Grazie di aver ascoltato questo video, forse un po' lungo, ma erano tante le cose che volevo condividere. Un grande abbraccio di luce d'azzurro. Namaste.